Sapete, sono state rinvenute mercoledì scorso queste ossa all'interno dell'area di pertinenza del poligono di tiro di Sassuolo. L'area è un'area che, come appunto sottolineo, fa parte del poligono di tiro, non è una parte esterna al poligono di tiro, quindi per accedervi si accede esclusivamente entrando dal poligono di tiro. Quindi ho gente comunque che ha titolo a poterci entrare, essendo, come sapete, una zona militare. Sul posto sono state anche trovate, come sapete, due pistole, di cui una, tutte cosiddette pistole piccole o comunque che sono facilmente occultabili all'interno di una tasca di una giacca, calibri ovviamente piccoli, una è una 9x21, l'altra invece è una 6x17, credo. Sono comunque pistole piccole, una trovata all'interno di un taschino, perché sono stati rinvenuti gli indumenti, e l'altra invece trovata invece in terra, accanto agli indumenti. Gli indumenti sembrerebbero, ora sono stati anche con il passare del tempo, circa 9 anni, deteriorati sicuramente dall'usura. Sembrerebbero essere quelli che venivano descritti ovviamente al momento della denuncia di scomparsa. È anche vero, appunto, l'esito dell'esame del DNA che verrà comparato probabilmente nei prossimi giorni, però gli elementi che sono stati appunto rinvenuti all'interno di quest'area di pertinenza del poligono di tiro di Sassuolo lasciano quasi ormai con certezza. Fanno presumere appunto che si tratti della signora scomparsa nel 2012. E i resti, sia parte dei resti, appunto ossa, sia vestiti, sia altri oggetti personali come delle chiavi di un'autovettura, ma anche delle pistole che poi sono state rinvenute, sono state anche già fatte delle verifiche in un caso con la matricola. Combaciano con quelli che erano i dati e quelli che erano gli elementi che portavano all'epoca appunto a essere abbinati appunto alla signora Landini. Il poligono di tiro è una zona militare, quindi si ha accesso solo ed esclusivamente se autorizzati. L'area ovviamente è recintata, per quanto l'area sia molto vasta. È sicuramente una zona che non è accessibile a chiunque voglia appunto entrarvi, quindi è un'area dedicata, si può accedere quindi, ripeto, solo e esclusivamente per svolgere attività di esercitazione di tiro. Le analisi sono sicuramente l'analisi del DNA, poi ci sarà sicuramente un esame, una perizia balistica anche sull'arma e poi vabbè, poi ovviamente si cercherà di, sulla base di quello che emerge, di fare un po' il punto della situazione e approfondire, non ovviamente non escludendo nessuna ipotesi, come all'epoca già fu oggetto ovviamente di attività da parte dell'ufficio.